Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Umili e penitenti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi peccatori. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo. Ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano e questa opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli li fecero flagellare. E ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Molti anni fa ero in Argentina un'estate e ho sentito da una signora una cosa che le era capitata e che ha a che fare con questo Vangelo. Questa signora viveva in una sorta di favela, una baraccopoli alla periferia di Buenos Aires, e aveva messo su una sorta di mensa per i più poveri, quindi dava da mangiare soprattutto ai bambini poveri del quartiere, un quartiere veramente povero, e poi dava dei pacchi alimentari, un po' come fanno oggi le parrocchie, quindi in ogni pacco c'era la farina, il riso, lo zucchero, l'olio, lo scatolame, così, tutti i pacchi, tutti uguali. E allora mi raccontò che un giorno, una mattina, aveva cominciato la giornata controllando le scorte che aveva e si rende conto che aveva solo 8 pacchi di zucchero. E allora dice: «Ma riuscirò a... basteranno per la giornata?» Insomma, poi comincia la giornata, comincia a venire tutta la gente a chiedere, lei fa tutti i pacchi, un po' meccanicamente, senza pensarci molto, e poi mi raccontava: «Arrivai alla fine della giornata e vidi che avevo distribuito 60 pacchi viveri e in ciascun pacco c'era lo zucchero. Ma io la mattina avevo solo 8 pacchi di zucchero, la sera però ne avevo dati 60. Per questo credo in Dio», mi diceva lei, raccontandomi la sua fede. E a me è venuto in mente perché mi aiuta a immaginare un po' questa scena del Vangelo, della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Deve essere andata un po' così. Non è successo che Gesù ha moltiplicato i pani, nel senso che questi 5 pani che lui prende a un certo punto diventano 10.000 pani, un mucchio enorme di pani, e poi vengono distribuiti. Non funziona così. Gesù prende 5 pani e 2 pesci dal ragazzo che glieli dà e comincia a distribuirli, ma questi 5 pani e 2 pesci restano sempre 5 pani e 2 pesci, solo che vengono distribuiti infinitamente da Gesù. Restano sempre poco, perché 5 pani e 2 pesci che questo ragazzo si era portato era ciò che gli serviva a lui per mangiare, ciò che bastava per lui, per una persona sola, ma passano per le mani di Gesù, vengono distribuiti, spezzati infinitamente, tant'è che sfamano 5.000 persone. E per questo alla fine si dice: raccolsero tutti i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati. Sono sempre rimasti 5, ma passati per le mani di Cristo bastano per sfamare una folla. Questo vale anche per la nostra vita. La vita cristiana, la vita nuova che noi abbiamo ricevuto come puro dono, poi però cresce quando noi diamo al Signore il poco che abbiamo, 5 pani e 2 pesci, e Lui lo trasforma, lo moltiplica, lo fa bastare per sfamare moltissime persone. Noi abbiamo sempre poco
e diamo sempre poco, sempre 5 pani e 2 pesci, non avremo mai l'impressione di avere tanto, di avere a sufficienza. Noi avremo sempre l'impressione di avere a malapena ciò che basta per noi. Ma se questo viene dato a Cristo, Cristo lo usa per il bene di un numero di persone incalcolabile. Ed è molto bello sapere che basta dare al Signore per vedere la propria vita trasformata. E questo succede anche nell'Eucaristia, di cui questo brano del Vangelo è una prefigurazione, perché se ci pensate, il pane eucaristico che noi riceviamo nell'Eucaristia è lo stesso pane che noi abbiamo portato sull'altare. All'offertorio si fa la processione, si porta sull'altare il pane, e questo pane è il frutto della terra e del lavoro dell'uomo, cioè è la nostra vita che noi mettiamo sull'altare. Ma è semplice pane, è pane della terra che serve a nutrire la vita della terra, ma il Signore ce lo restituisce che è diventato il pane del cielo, il pane del cielo che ci dà la vita nuova, la vita del cielo. Allora chiediamo al Signore di poter fare con fede questo atto, dare a Lui il poco che abbiamo, così come portiamo la nostra vita sull'altare nell'Eucaristia, con la certezza che Lui ci darà moltissimo di più. Diamo cose della terra, riceviamo cose del cielo. Diamo la nostra vita semplice terrena, riceviamo la vita eterna da Lui che non desidera altro che donarci questa vita. Pregate, fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, il suo Vicario Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace di Cristo risorto sia con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo che hai salvato con il sacrificio della croce e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori, per portarci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.